Da molti giorni stiamo andando a 2.000 casi al giorno con un incremento anche significativo dell'impatto e il Comitato Tecnico Scientifico ha suggerito una misura che potesse essere di maggiore restrizione e soprattutto di maggiore garanzia. Quando viene pubblicato un report si riferisce alla settimana precedente. Anticipare di una settimana delle misure che si sarebbero comunque rese indispensabili nei prossimi giorni è una garanzia per gli operatori sanitari di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, ma anche una garanzia per gli operatori economici, perché prima si abbassa la curva di contagio, prima si riprende una vita normale, ordinaria e socialmente accettabile. La Sicilia è stata tra le migliori in Italia per la velocità con cui si sta procedendo alla vaccinazione. Ovviamente la doccia fredda di un calo di consegne ci induce a una prudenziale regressione del numero delle dosi e in qualche provincia anche a dover quasi sospendere le attività, soprattutto ovviamente le province più performanti, quelle che avevano fatto di più e più velocemente. Lunedì ci sarà una riunione con il Ministro, con il Commissario nazionale, in quella sede sono certo che arriveranno ulteriori rassicurazioni, perché non dimentichiamocelo mai, l'Italia è uno degli stati che sta procedendo con maggiore velocità sulla campagna vaccinale. Oggi non siamo in sofferenza, gli indici di occupazione dei posti letto, tanto in terapia intensiva quanto in degenza ordinaria, sono sotto i parametri nazionali di allerta, però è chiaro che quando la curva cresce e diventa esponenziale è un attimo a dover veder bloccare le attività. Io penso che dopo tutti questi mesi noi abbiamo il dovere di continuare a curare i malati di Covid, ma dobbiamo anche evitare di dover procedere a totali riconversioni di strutture ospedaliere. Da un anno quasi, ormai, non si può più rallentare l'attività ordinaria. Ma io sono convinto che la decisione di anticipare la zona arancione rafforzandola e la zona rossa produrrà un significativo abbassamento dell'indice di trasmissione. Serve anche l'aiuto da parte dei cittadini. Diciamolo con franchezza, durante le feste abbiamo detto a noi stessi di essere bravi, ma molto pochi lo sono stati davvero. Il governo ha avuto un comportamento non solo coerente, ma di grandissima cautela. I primi dati del monitoraggio che abbiamo avviato sulle scuole elementari e fino alla prima media ci confermano una percentuale di positivi nella popolazione scolastica e nella docenza che è pari a quella che avevamo lasciato prima dell'inizio delle festività natalizie. Cioè significa che questa platea della società non è attraversata, diciamo, da un'onda di contagio particolarmente significativa e le scuole, come è noto, essendo luoghi sicuri, non sono generatori di contagio. Quindi il dato di uno 0,33% ci rassicura per il rientro in classe, che era già previsto dall'ordinanza regionale per il giorno del 18 e che anche la zona rossa consente di rispettare. Naturalmente avremo 15 giorni in cui, continuando il monitoraggio ed estendendolo in prossimità del 1° febbraio anche a docenti e studenti delle scuole superiori, vedremo, diciamo, quale dovrà essere l'orientamento a partire dal termine della zona rossa. Provvedimenti restrittivi? Speriamo oggettivamente di no, ma avremo il dato del monitoraggio. Provvedimenti estensivi come sono programmati significherebbe dare anche alle seconde e terze medie e alle scuole superiori la possibilità di rientrare in presenza, sempre mantenendo il monitoraggio ed favorendo ovviamente da parte dell'assessorato salute le campagne di vaccinazione.